Allora, siamo qui con Carla del ristorante L'Ulivo. Buongiorno Carla, benvenuta al Festival di Scilarendi. Parlaci un po' del vostro ristorante. Allora, niente, noi siamo un ristorante aperti da 2 anni e mezzo, siamo un ristorante a chilometro zero, quindi utilizziamo tutti i prodotti sardi e freschi, quindi anche il pescato, comunque tutto fresco e nessun prodotto congelato o decongelato, quindi questa è la nostra politica di ristorazione. E niente, siamo a Gonosfanatica, ci troviamo al centro del paese, in una casa, era la casa di mia nonna, siamo riusciti a ristrutturarla e a adibirla a ristorante. Quindi nella tua cucina ci sono anche dei segreti della nonna oppure il menù è preparato da voi? Allora, spiegaci un po'. È un menù che cambia molto spesso, sicuramente per la stagionalità del prodotto, ma a seconda anche della disponibilità. Quindi la mattina si va in pescheria e noi a seconda di quello che c'è insomma disponibile stiliamo anche il menù del giorno, insomma, quindi ci sarà sempre una carta diversa, soprattutto per non annoiare il cliente, per proporgli sempre qualcosa di nuovo, di interessante. Allora, voi a maggio del 2017 avete ricevuto un riconoscimento, il Sardinia Food Awards. Su che cosa si basa questo premio? È un premio che per le eccellenze sarde, quindi loro hanno premiato il ristorante L'Ulivo come in tutta la Sardegna, un ristorante che utilizza comunque tutte le eccellenze dei prodotti sardi. Allora, invece oggi per Scilarendi che menù avete preparato? Allora, abbiamo preparato una fregola, oggi ce l'abbiamo con i carciofi, il pomodoro, i broccoli e le olive di Gonnos, perché insomma, Gonosfanatica siamo produttori di olive e olio. Poi abbiamo un burger di patate e verdure e per finire abbiamo una crema di zucca, la zucca gialla. Benissimo, allora ci ha già fatto venire l'acquolina in bocca. Allora invitiamo tutti a venire ad assaggiare le prelibatezze del ristorante L'Ulivo. Ciao, buon lavoro! Grazie.